Buongiorno, bentrovati, buon venerdì 12 marzo, terzo di Quaresima. Ecco la lettura di oggi, lettura del libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè disse: Ora Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore vostro Dio che io vi prescrivo. I vostri occhi videro ciò che il Signore ha fatto a Baal Peor, come il Signore tuo Dio abbia sterminato in mezzo a te quanti avevano seguito Baal Peor. Ma voi che vi manteneste fedeli al Signore vostro Dio, siete oggi tutti in vita. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme, come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare, per prenderne possesso. Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione agli dèi così vicini a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste, come tutta questa legislazione che io oggi vi do? Ma bada a te e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. Non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Parola di Dio. Come già ben sapete, cari fratelli e sorelle, nel venerdì di Quaresima, nel rito ambrosiano, non si celebra la messa. La lettura è presa da una delle quattro che vengono proclamate nella liturgia vespertina. Questa è la prima lettura. Questo brano di Deuteronomio, capitolo quarto, è la conclusione del primo discorso di Mosè. Nel libro del Deuteronomio, infatti, sono contenuti tre ampi discorsi di Mosè, il secondo è il più lungo di tutti, ma questo è il primo, appunto. E in questa conclusione del discorso Mosè ammonisce il popolo a mettere in pratica i comandamenti di Dio. La legge che egli ha dato a Israele deve essere messa in pratica. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla. La legge di Mosè diventa via di salvezza e manifestazione della saggezza del popolo eletto. Le osserverete, le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza. E ancora una volta la legge manifesta la vicinanza di Dio al suo popolo. Ora noi cristiani che abbiamo incontrato Gesù e che riconosciamo nella carità la pienezza della legge, possiamo ancora dire, anzi a maggior ragione possiamo dire, che la legge di Dio rivelata nell'Antico e nel Nuovo Testamento è la fonte della salvezza. Sì, perché la legge della carità che Gesù Cristo ha instaurato, la legge dello Spirito che è scritta nel nostro cuore, ci permette di vivere con vera saggezza. Se però ci sforziamo di meditare tutti i giorni la parola di Dio e di mettere in pratica i santi comandamenti del Signore. Se non vi aggiungiamo nulla e non vi togliamo nulla, ma cerchiamo di conformarci in tutto agli esempi e agli insegnamenti di Gesù Cristo. Ancora, se Mosè diceva che quale nazione ha gli dèi così vicini a sé, noi abbiamo Dio vicino in maniera straordinaria, perché Dio si è fatto uomo e ha assunto la massima vicinanza a noi in Gesù Cristo, figlio di Dio, vero Dio e vero uomo. Ecco allora, chiediamo la grazia di rimanere nella legge di Dio, di meditare sempre le divine scritture e di fare la santa volontà di Dio, affidandoci a Gesù Cristo, nostro Salvatore. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.